Devo dire, questa è stata una delle mie domeniche preferite in assoluto. Ecco cosa ho fatto. Come al solito, prima di fare qualsiasi cosa, ho preso la mia pasticca per la Tirolo. E dopo colazione do finalmente il via alla mia giornata. Avendo visto fuori questo sole fortissimo, che quasi sembrava estate, insieme ai miei genitori ho deciso di andare a correre al parco. Prima di uscire ho applicato una maschera sui capelli e li ho legati in una treccia, in modo tale che non mi diano fastidio. Siamo saliti in macchina e ci siamo diretti verso il parco degli acquedotti. Fare attività fisica all'aperto è una delle cose in assoluto che mi fa sentire. Anche se ammetto che spesso non riuscivo a stargli dietro. Infatti loro, essendo abituati da anni ad andare a correre la mattina, io facevo un po' fatica. E quindi spesso rallentavano per farmi stare al passo. Ma dai, piano piano migliorerò. Prima di andare via ci siamo fermati un po' al laghetto, dove abbiamo visto queste tartarughine troppo carine, ve lo giuro. Correre con questo panorama veramente non apprezzo. E prima di tornare a casa ci siamo fermati mezz'oretta in palestra. E siamo tornati a casa verso anche oggi, nonostante fosse fine ottobre, abbiamo pranzato fuori. Il pomeriggio, prima di lavare i capelli, ho applicato un bel trattamento esfoliante su tutta la pelle, massaggiando per bene in modo tale da aprire i buchi e far crescere meglio i miei capelli. Mi sono poi resa presentabile truccandomi insieme a voi in un TikTok. E verso le 5 mi è venuta a prendere una mia amica e siamo andati insieme a fare un aperitivo. La coerenza proprio, vado a correre e poi mi bevo lo spritz. Comunque poi, tornando verso casa, mi sono fatta lasciare a casa di Fede. Sono arrivata giusto in tempo per il secondo tempo della partita della Roma. E per cena il papà ci ha preparato uno dei miei piatti preferiti in assoluto, la velluta di zucca. Mamma, segnatelo perché non me la fai mai.